Radio Radicale, siamo con Massimo Bitonci, deputato della Lega, che nella scorsa legislatura, è stato, sottosegretario all'economia e, membro della commissione, poi successivamente membro della commissione finanze, per parlare del piano del governo sul fisco. Allora, il discorso della Meloni, ieri qui a Montecitorio è stato, apprezzato molto dai commercialisti che, valutato positivamente le sue parole. Ci sono state delle valutazioni su come diciamo, devono essere dalle famiglie devono essere pagate le tasse, cioè più una famiglia è numerosa, diciamo, meno dovrebbe pagare le tasse. E poi molti si chiedono che cosa succederà sulla flat tax e anche sulle assunzioni e sul cuneo fiscale. Allora, le è piaciuta l'impostazione della Meloni? Pensa che sarà realizzabile tutto? Un discorso ovviamente molto ampio, di 70 minuti, dove la Meloni ha toccato vari temi, tra cui anche il tema del fisco, tema a cui noi teniamo particolarmente. La questione del quoziente familiare è molto interessante, anche noi abbiamo varie proposte di legge, insomma, su questo tema. Che però è legato all'IRPEF, no? Cioè al pagamento dell'imposta principale, che è un'imposta progressiva a scaglioni. Quindi rideterminare il quoziente familiare, quindi il reddito a seconda del numero di componenti del nucleo familiare, tenendo conto di chi lavora e no, è una misura che va sicuramente a favore delle famiglie meno abbienti, quindi sicuramente positiva. Che però è diversa, da un altro ragionamento che ha fatto la Meloni, di cui noi ne parliamo da anni, cioè quello di estendere il regime forfettario, che è stata una cosa, della Lega del primo governo Conte 2018, portato a 65.000 euro di fatturato, dove si paga il 5% se si inizia un'attività, e quindi diciamo una misura anche per le start-up molto importante, e il 15% per tutti gli altri soggetti. Ricordiamo che hanno aderito 1.900.000 partite IVA, quindi vuol dire che è stato un grande successo questo regime forfettario. La proposta della Lega, che poi insomma, ribadita anche ieri dal Premier Meloni, è quello di aumentare questo 65.000 euro di fatturato e portarlo a 100.000 o 85, come noi pensiamo che sia un primo passaggio da legge di bilancio. Costerebbe poco, perché sappiamo che una misura di questo tipo costerebbe, a valutazioni del Ministero dell'Economia, meno di 1 miliardo, quindi insomma abbastanza limitata e contenuta. Io ripeto che è una copertura solamente che dà il MEF, perché in realtà abbiamo dimostrato anche negli anni precedenti che il regime forfettario è un regime che porta anche una certa emersione dall'evasione, perché tutti quei soggetti che sono borderline, magari che erano fuori dai regimi e quindi lavoravano senza avere una partita IVA, con il regime forfettario hanno potuto aprire la partita IVA, perché è un regime ipersemplificato, non si tiene la contabilità, si paga solo in dichiarazione diretta, e quindi ha un bassissimo costo di tenuta contabile. Si fa solo la dichiarazione, si moltiplica quello che è l'importo del fatturato per la percentuale che è stabilita, se è una prima attività oppure se è un'attività continuativa, al 15%. Quindi portarlo a 85.000 euro, come la proposta nostra, io ho depositato una proposta di legge ancora nella scorsa legislatura e l'ho ripresentata anche in questa, a 85.000 euro, magari con un altro scaglione al 20%, quindi si pagherebbe il 15 fino a 65, poi da 65 a 85 o 100 il 20.000 euro. Capite che è una forma che potrebbe eliminare quel problema del regime forfettario di quei soggetti che fatturano proprio i 65.000 euro per rimanere dentro al regime. Così ci sarebbe una finestra per poter uscire gradualmente dal regime se si fattura di più. Ecco, ovviamente è un tema importante, aderirebbero ulteriori 500.000 partite IVA. E quindi vuol dire che a livello nazionale, sui 5 milioni complessivi di soggetti, ditte individuali e società,
la maggior parte dei soggetti individuali, quindi 2,5 milioni, avrebbero un regime ipersemplificato, che è questo poi quello che vogliono i professionisti e le imprese, cioè non tenere la contabilità, fare solamente le fatture e pagare un'imposta che è di tipo proporzionale. Che cosa intendeva dire ieri la Meloni quando ha rilanciato la cosiddetta pace fiscale? Ma il progetto, che è anche il progetto nostro, è quello di intanto definire esattamente che cosa c'è e cosa non c'è all'interno del magazzino fiscale. Cioè gli ultimi dati dell'agenzia, che abbiamo letto insomma in questi giorni anche nei quotidiani economici come Sole 24 Ore, che ha riportato insomma alcune studi fatti dall'agenzia, siamo arrivati a superare i 1.100 miliardi di magazzino fiscale. Però sappiamo fin d'ora che una percentuale molto alta, si parla del 34-35% dell'intero magazzino fiscale, sia formato da cartelle esattoriali e vari altri atti dell'agenzia che sono ormai decaduti, prescritti e che quindi non esigibili, riguardano soggetti e quindi inesigibili, soggetti magari che non esistono più, famiglie che non possono pagare. Molti di questi sono importi inferiori ai 1000 euro e quindi abbiamo un magazzino fiscale che dal punto di vista numerico molte cartelle di piccola entità, ma dal punto di vista poi quantitativo sono circa il 3% complessivo del magazzino fiscale, quindi un'operazione anche di cancellazione questi soggetti e queste cartelle esattoriali sotto un determinato importo porterebbe a quella famosa pulizia del magazzino fiscale per un effetto anche di trasparenza, no? Perché poi in effetti c'è un magazzino che viene poi considerato anche ai fini del bilancio statale, però che in effetti non esiste. E questa è un'operazione direi molto importante. Poi c'è il tema che ha accennato ieri la Meloni di una specie di sospensione fiscale in un periodo come questo. Cioè siamo in un periodo di forte crisi economica con un'inflazione che ha superato il 9%, c'è il tema delle materie prime, il tema del caro bollette, e quindi questi 10-12 milioni di cartelle esattoriali che stanno arrivando ai cittadini bisogna valutarle con un occhio diverso, quindi anche un periodo di sospensione attraverso magari una sospensione dell'invio delle cartelle oppure nuovi strumenti come una rottamazione quater, che vorrebbe dire riaprire i termini per quei soggetti che durante il periodo pandemico non hanno versato le rate della rottamazione e sono usciti dalla rottamazione. Una riapertura dei termini per cercare di recuperare soggetti che non sarebbero in grado di pagare, però se rateizziamo magari in 5 o più anni con una rata più bassa magari sono in grado poi di ottemperare all'importo dovuto, perché ricordiamo a chi ci ascolta adesso che quando si parla di rottamazione si parla di soggetti che hanno fatto la dichiarazione di redditi, quindi non parliamo di evasori. E parliamo di soggetti che non riescono a pagare le cartelle esattoriali e che riuscirebbero a pagarli con una dilazione temporanea. E parliamo sempre dell'imposta evasa, cioè non c'è nessuna agevolazione sull'imposta, diciamo, non evasa, non pagata, ma su sanzioni e interesse. In Italia, un caso direi clamoroso rispetto al resto dell'Europa, in Italia si arriva al 250% di sanzioni e interessi, mentre il livello europeo è del 15%. Quindi c'è anche tutto un tema legato alla riscossione, ai costi della riscossione, quindi emettere una cartella di 1000 euro per decine di volte ha un costo per l'agenzia. C'è un tema legato a quanto costa poi al contribuente una cartella da 10.000 euro che diventa di 25.000 euro. Certo. Senta, ieri la Meloni ha ricordato che lo Stato incassa più di quanto spende, lo ha sottolineato nel corso del suo intervento. Allora, se noi introduciamo nel nostro ordinamento una tassa, diciamo, piatta, adesso non so quanti contribuenti possono essere interessati, allora qual è il rischio delle minori entrate e lei vede il rischio di uno squilibrio? Siccome è una mossa che va fatta bene, perché abbiamo visto in altri paesi
c'è stato un premier che si è dimesso perché ha calcolato molto male quello che doveva fare. Allora, questo è il momento giusto per farlo, visto che siamo in crisi, bisogna aspettare un altro momento, oppure... Ma allora, sempre per spiegare come sono esattamente le cose, l'Italia ha un avanzo primario, no? Cos'è l'avanzo primario di bilancio? È quell'avanzo prima del pagamento degli interessi sul debito. Avendo un debito pubblico molto alto, ovviamente ci sono degli interessi sul debito che sono molto alti. Che stanno aumentando perché Stanno aumentando perché ovviamente c'è stata quella variazione da parte della BCE che ha seguito l'onda della banca americana, con un aumento di 0,75 punti base, che ha portato ovviamente a un rialzo dei mutui per le famiglie, ma anche del costo del debito pubblico nazionale. Quindi vuol dire che le nuove emissioni di debito saranno più onerose e più costose. Ovviamente queste emissioni sono graduali, quindi c'è un debito pubblico che attualmente ha dei tassi di interesse, le nuove emissioni saranno a un tasso di interesse più alto. Questo fa aumentare questa quota di interessi passivi. Quindi l'Italia ha un avanzo primario positivo, va bene? E invece gli interessi passivi che sono previsti per il prossimo anno, io riporto i dati del NADEF, la nota di aggiornamento di economia e finanza, che parlano di 76 milioni di interessi passivi previsti il prossimo anno. Allora capite che questi 76 miliardi fanno portare il bilancio dello Stato in disavanzo. Quindi è logico che bisogna lavorare sulla diminuzione del debito pubblico, e questo è importante. Il debito pubblico si attacca solamente con l'aumento del prodotto interno lordo, quindi dobbiamo aspettare il rimbalzo del PIL. Le previsioni sono comunque anche per il prossimo anno una ulteriore diminuzione, però capite che c'è questo tema importantissimo che sono gli interessi passivi sul debito, che fanno passare semplicemente il bilancio dello Stato in negativo, in disavanzo, quando invece l'avanzo primario è positivo. Ed è possibile? Allora, l'introduzione di un sistema di tassazione diverso ovviamente deve essere fatto in maniera graduale. È per quello che noi proponiamo adesso di estendere il regime forfettario, quindi quello per le partite IVA, da 65 a 85, con un'aliquota del 20. Mentre per quanto riguarda i soggetti, persone fisiche, bene l'introduzione di un quoziente familiare, ma come diciamo da tempo, bisogna prendere in considerazione anche una no tax area, cioè un'area di esenzione. Allora, sappiamo benissimo che ci sono circa più di 10 milioni di soggetti in Italia che presentano la dichiarazione o sono soggetti, con i soggetti a carico sono anche molto di più, e non pagano nulla di tasso e per effetto delle detrazioni e deduzioni. Quindi sarebbe utile introdurre una soglia di esenzione per tutti i soggetti, certo, a cui entrerebbero anche non solamente i soggetti con partita IVA, diciamo, entrerebbero soprattutto i lavoratori dipendenti. E quindi sarebbe una grande agevolazione anche per i lavoratori dipendenti, perché si creerebbe un primo step, una prima soglia, e sotto noi calcoliamo gli 11.000 euro. Ricordiamo che in Germania hanno aumentato dal 1 gennaio 2023 la soglia di esenzione, arriva a 11.000 euro. Quindi in Germania sotto gli 11.000 euro un lavoratore dipendente paga zero. Certo. E da là parte poi l'imposta poi progressiva. Capite che per i lavoratori sarebbe una grossa agevolazione. L'introduzione di un'imposta proporzionale ai lavoratori dipendenti può essere fatta però fino a una certa soglia, no? Per mantenere quel criterio dell'articolo 53 della Costituzione, che comunque le imposte devono essere progressive, e abbiamo l'IRPEF, che è l'imposta progressiva a scaglioni. Come si fa? Con una delega alla legge di bilancio, con una legge delega alla legge di bilancio, o dopo? Il cronoprogramma quale potrebbe essere? Ma io sono fondamentalmente contrario, l'ho detto anche in precedenza, alle deleghe al governo in materia fiscale. Io penso che in legge di bilancio si possa man mano attuare degli step, cioè con la prossima legge di bilancio si può attuare un primo step per quanto riguarda le partite IVA e un primo step per quanto riguarda magari il quoziente familiare. Quindi senza delega? Senza delega, okay. Cioè ogni anno o attraverso appunto magari un decreto fiscale ad hoc si introducono dei nuovi meccanismi. Ho capito, chiarissimo.
Allora, grazie come sempre a Massimo Bitonci che ci ha spiegato un po' quello che si tenterà di fare in questa legislatura sul fisco e poi ci sentiamo magari quando spero che sarà al governo. Grazie a Massimo Bitonci della Lega. Grazie a voi, grazie.